esageriamo un po', esageriamo un po'. Buongiorno, benvenuti alla presentazione del quadro Il Trionfo di Caravaggio. Questo è l'artista famoso, un altro Michelangelo, dopo Michelangelo Buonarroti, Michelangelo Merisi da Caravaggio. Un altro grande artista, potente, uno di quelli che io ho copiato. Tra tutti gli artisti che ho copiato, Michelangelo, Leonardo, Raffaello, André e via discorrendo, c'è anche Caravaggio. Caravaggio è quello che mi ha fatto penare di più per le ombre. E adesso io qui ho messo il segnalibro che non trovo, perché ovviamente, eccolo qua. Questo è il quadro più famoso di Michelangelo Merisi da Caravaggio, detto Caravaggio. Lo stampo che io ho già fatto su un basso rilievo che ho realizzato nel 1991 è pronto per ricevere il materiale che lo fisserà nel prossimo pannello radiante che ho intenzione di fare, anche se la resistenza da metterci dentro, da inglobare dentro con termostato, è ancora al di là da venire, ma ho fiducia di poter trovare la resistenza giusta per poterlo realizzare. Nel frattempo voglio parlare di questo quadro, che non avendo titolo, no? I quadri non hanno bisogno di un titolo, come le persone non hanno bisogno di un titolo, però le si riconoscono, no? Però gli diamo dei nomi. A questo famoso quadro è stato dato il titolo di canestra di frutta. Nelle banconote da 100.000 lire, quando ancora potevamo godere della nostra liretta tanto vituperata e tanto rimpianta oggi, nella facciata A c'era il ritratto di Caravaggio e dietro c'era, c'è tuttora perché la banconota esiste, il famoso quadro del canestra di frutta. Io lo chiamo Trionfo di frutta, anzi lo chiamo Trionfo perché è un quadro che emana una emozione di trionfo. A differenza dei vari critici che ho sentito guardando dei video su YouTube, dove sì, sono spese a spendere parole nello spiegare il perché questo quadro è stata la prima natura morta fatta nell'arte rinascimentale, anche se nel ricordo della cultura della pittura dell'antica Roma, no? Di Pompei, quadri di frutta, pesce, le cosiddette nature morte ce n'erano bizzeffe. Però Caravaggio, facendo questo quadro, ha creato un qualcosa di talmente potente che ancora oggi, a distanza di secoli e anni, e sono convinto anche in futuro, continuerà a comunicare con il nostro istinto. Sono convinto che Caravaggio, quando ha dipinto questo quadro, lo ha definito strada facendo. Non è nato con un'idea ben precisa, come si deduce dalle spiegazioni di alcuni critici d'arte che dicono qui c'è l'ombra che entra da destra dove le foglie sono fresche, invece non è vero, perché la foglia grande, questa foglia grande ha già un aspetto di macerazione, no? Di morte. Però al di là di, perché non voglio criticare chi ha espresso il proprio giudizio o spiegazione su questo quadro qui, io desidero esprimere l'emozione che la mia esperienza mi ha sempre motivato prima di tutto a copiarlo e poi a metterlo in bassorilievo. Non ho capito subito perché questo quadro mi avesse colpito così tanto, ma adesso posso dirlo. Questo quadro mi ha colpito tanto
appunto da chiamarlo trionfo, perché è una comunicazione della natura che offre tanti frutti all'essere umano, e l'essere umano in questo quadro è presente pur non essendo presente. E che cos'è che evoca la presenza dell'uomo? È proprio il canestro. Il canestro è quella cosa che la natura non può fare spontaneamente. Se volesse lo potrebbe fare, però non lo fa. Ha dato a noi la creatività di prendere degli elementi della natura come i vimini, intrecciarli e fare dei canestri di varie forme, dimensioni e decori. Per cui questo canestro simboleggia l'essere umano che riceve i doni che la natura ti fa, dando un senso compiuto e un apprezzamento a questi doni. Perché se il dono è presente ma non viene ricevuto dalla persona alla quale è stato dedicato o permesso di riceverlo, non ha senso come dono, rimane incompiuto. Questo canestro messo sotto sta a simboleggiare la operosità, l'ingegno che l'essere umano ha intrinseco dentro di sé, messo dal suo creatore, affinché potesse ricevere questi doni mettendoci il suo impegno, il suo sforzo. Per cui considero questo quadro una potenza, perché riesce ad evocare la presenza dell'uomo senza dipingere, senza mostrare la figura anatomica dell'uomo. Ad esempio, il primo quadro che c'è in questo libro, che mi accompagna da diversi anni, mostra un ragazzo che abbraccia un canestro di frutta. Per cui qui la presenza dell'essere umano si vede, ma disturba nella potenza che invece ha il quadro famoso della frutta del Caravaggio, del canestro di frutta. Io ad esempio nel mio bassorilievo ho eliminato questa foglia grande che si trova all'estrema sinistra del quadro, che i critici dicono bilancia quest'altra foglia. Io l'ho tolta perché non aveva una notevole importanza in questa composizione. Questa composizione non è stata pensata da Caravaggio fin dall'inizio, ma l'ha trovata. Come diceva anche il grande Picasso, che fra le varie cose che ha detto, parlando d'arte, disse una volta: io non cerco, trovo. E anche Caravaggio, in questo caso qui, si nota la foglia che copre la pera, si nota la trasparenza, tutto sommato, perché lui lavorava con le velature, si nota la pera che era già stata dipinta sotto, e lui successivamente in questa composizione ha fatto la scelta di aggiungere questa bella foglia grande. La trasparenza, ad un occhio attento, ti fa capire che è stata messa dopo. E questo che cosa conferma? Conferma che l'artista si muove e fa le cose lasciandosi guidare da un istinto che non comunica con la razionalità. La razionalità segue sempre dopo. Dopo capisce delle cose e le fissa. Però c'è un qualcosa che ti muove irrazionalmente a fare delle scelte e a fissare delle forme che colpiscono più di altre l'essere umano che ci si trova di fronte e ha la possibilità di vederla, di fruirla, di comunicare, di farsi entrare nell'animo un messaggio fatto di simboli che ti vengono a parlare e ti vengono a rassicurare, ti vengono a dire che la vita, nonostante tutte le sue avversità e anche le sue carinerie, vale la pena di essere vissuta. Non è un errore, non è una sfiga, anche se noi spesso la viviamo così perché confusi dalla nostra mente,
che pensa di sapere tutto, che si approccia a me come se fosse il mio più grande amico, per cui io non dubito mai di lei, perché posso dubitare di me stesso, perché mi fa credere di essere io quella cosa che mi sussurra nell'orecchio. Perché tra parentesi, la mente, il male, non ti può mai prendere e costringerti a fare una cosa, perché noi abbiamo sempre la scelta, il no e il sì. È un potere enorme che noi abbiamo, è una legge divina che nessuno può interrompere, annullare, eccetto il divino stesso, che invece ci lascia la possibilità in questo frangente di vita terrena di poter utilizzare. Per cui la mente, chiamata anche diavolo, chiamata in tanti modi, viene e ti sussurra. Come nel Paradiso terrestre di Michelangelo, il serpente non ha preso il frutto e gliel'ha messo in mano o in bocca ai, diciamo, ai peccatori, ammesso che ci possono essere veramente dei peccatori. Gli ha sussurrato, gli disse: ma perché lui non vuole che tu mangi di questi frutti? Perché forse sa che tu dopo diventeresti come lui. Gli ha messo il dubbio, no? E questo dubbio, facendolo lavorare, a un certo punto determina che tu puoi spendere la tua scelta e dire: ora io lo faccio, oppure io no, non lo faccio. Le scelte che facciamo pescano dalla radice di quello che conosciamo, di quello che realmente sappiamo. Per cui questo favoloso quadro, conosciuto come canestra di frutta, ribattezzato da me Trionfo, è il pannello radiante che io voglio realizzare, che desidero realizzare, in modo che anche lui, come il pannello sotto del peccato originale cacciato dal paradiso terrestre, possano irradiare calore fisico che scalda i corpi e gli ambienti dove uno si ritrova, e scalda anche l'anima, la consapevolezza, il piacere estetico che ogni essere umano ha in dote dentro di sé, che ti comunica un qualche cosa di magico, di non spiegabile razionalmente, ma che ha il potere di nutrire il tuo essere, o la tua anima, o il tuo spirito. Sono tutte parole, alla fine, molto complicate, che però nella realtà sono una cosa molto semplice. Ti arriva un messaggio che ti piace. Magari non lo capisci subito razionalmente che ti piace, però intanto ti nutre e nel tempo cresce e tu puoi sperimentare il bello della crescita, della maturità che è insito in una vita umana. Cos'altro dire del grande Caravaggio? Io l'ho copiato molte volte, di lui ho fatto... ho messo il segnalibro, ma eccolo qua. Questo quadro qui, San Giovannino, l'ho dipinto non in una forma rettangolare, ma in una forma circolare, su legno. Non è venuto uguale, ma ci è andato molto vicino. Ma lì ho capito quanto è tosto Caravaggio. Non ho mai avuto gli stessi problemi nel copiare Michelangelo Buonarroti, a differenza di Michelangelo Mirisi da Caravaggio. Veramente lui è un mostro, è un mostro. Per cui sia Michelangelo Buonarroti che Michelangelo Mirisi, detto Caravaggio, meritano un basso rilievo. Ho messo in basso rilievo quello che nella pittura sembra avere una dimensione, uno spessore, un corpo. E sono fiero e contento di poter non solo produrli come elementi artistici da mettere esteticamente in casa, ma che oltre a questa potenza estetica abbiano anche una potenza energetica di calore reale, che in inverno, come adesso, fa molto comodo. Poi, come ho detto nell'altro video, con
pannelli fotovoltaici e con l'eolico o le due cose messe insieme, che si possono autoalimentare senza spendere una lira. Come la natura ha sempre fatto, ci dà dei doni incredibili gratuitamente da sempre e da quando noi abbiamo memoria in questo periodo di questa nostra civiltà, c'è sempre qualche furbetto che si mette nel mezzo e ti chiede il pizzo, ti chiede di pagare a lui quello che il creatore e la natura ti offre generosamente e illimitatamente gratis. Ma sono certo che un giorno tutta questa cosa finirà. Finirà il fatto del denaro. Non avremo più bisogno di avere del denaro per poter beneficiare dei doni che la natura ci dà e dei doni che l'essere umano riesce a produrre grazie ai talenti che il creatore ci mette a disposizione gratuitamente. Qui finisco la presentazione del quadro Il Trionfo di Caravaggio, anche se potrei dire tante altre cose, ma secondo me la cosa più importante l'ho detta: il canestro è la presenza dell'essere umano che spende la sua operatività, il suo ingegno, in armonia con la natura. In attesa che posso mettere le mani anche sull'impianto elettrico della Resistenza, già sono contento di avere scoperto nei vari messaggi che sono stati messi nel video del pannello radiante, che a differenza del cemento refrattario, tutte le cose che ha usato l'Alex tedesco, ho scoperto che la ceramica fredda è il materiale non plus ultra. Qual è l'unico problema che ha? Che costa. Non è che ha dei costi insormontabili, costa a differenza delle altre materie. Io questo materiale lo uso da anni, ma non sapevo che lo posso utilizzare come il massimo del conduttore di calore anche per questa idea che mi balena da un po' di tempo a questa parte. Chiudo, vi auguro il meglio, perché il meglio lo abbiamo costantemente, anche se abbiamo la scelta di non accettarlo o di confonderci o di vivere nella paura. Per cui, buona giornata a tutti, buon proseguimento di vita finché il respiro ci farà l'onore e il piacere di venire a trovarci e mantenerci dritti e retti. Messaggeriamo un po', esageriamo un po', messaggeriamo un po', esageriamo un po', messaggeriamo un po'. Messaggeriamo un po'.